Una delle domande che mi sento rivolgere più spesso è: ma la terapia breve è adatta per i casi più gravi? Il che è già un passo in avanti, perché spesso mi sento rivolgere l'affermazione: ma la terapia breve non è adatta ai casi più gravi. Perché? No, seriamente, perché? Ci sono solo due tipi di risposte che puoi dare. La prima è perché non ci sono studi scientifici che lo dimostrano, che è falsa. Le terapie brevi portano fin dalla nascita studi scientifici, empirici e sperimentali che ne dimostrano l'efficacia. Forse non portano la stessa quantità e non è neanche detto che portano alcuni un paio di altri approcci, ma come già detto altre volte è una mera questione di quantità. Il fatto che un modello sia convalidato da un numero di studi superiore rispetto a quelli che convalidano un altro approccio non può essere preso come elemento univoco, determinante o esclusivo della sua superiorità. E, ribadito ancora una volta questo punto, ritorno su quanto appena detto. Le terapie brevi portano fin dalla nuova nascita studi scientifici, empirici e sperimentali che dimostrano la loro efficacia, anche con i casi gravi. Anzi, come dirò in un altro video, le terapie brevi sono nate proprio per il trattamento dei casi gravi. E se pensiamo agli studi sulla schizofrenia e le psicosi della scuola di Palo Alto e del Mental Research Institute, al lavoro con le anoressiche, con gli psicotici, fatti dal gruppo di Milano, o al lavoro, gli studi, gli scritti sulle dipendenze fatte dal Brief Therapy Center di Milwaukee, con la terapia breve centrata sulla soluzione, le mani in pasta ci sono da sempre state. Cambiare l'immutabile, il cui titolo originale è terapia breve per i casi difficili, terapia breve centrata sulla soluzione con i pazienti a lungo termine nei servizi di salute mentale, che parla anche di borderline psicotici, quando bere diventa un problema, che è un libro di terapia centrata sulla soluzione, il cui titolo originale è lavorare con i pazienti alcolisti problematici. E poi altri libri come Brief Therapy Intervention with Psychotic Disorders, insomma, il materiale c'è. Addirittura Michael Hoyt e Montebobil hanno pubblicato un libro, loro sono due terapeuti brevi di vecchia data, Creative Therapies in Challenging Situations, dove ci sono tutta una serie di capitoli trattati da terapeuti diversi che hanno avuto a che fare con casi difficili, tra cui c'è anche un capitolo mio. Insomma, di materiale ce n'è. Sostenere poi che le terapie brevi debbano aumentare la quantità e la qualità dei loro studi, che per amor di chiarezza ci sono sia qualitativamente che quantitativamente significativi e non indifferenti, mi trovo d'accordo. Se la prima risposta, cioè non ci sono studi scientifici che dimostrano l'efficacia delle terapie brevi con disturbi gravi, è falsa, la seconda risposta che puoi dare è: un intervento breve non è adatto ai casi più gravi. Soprassedendo ovviamente a una definizione più puntuale di casi gravi, immaginando che stia parlando di situazioni, categorie diagnostiche come psicosi, disturbi di personalità, tossicodipendenze, borderline e via dicendo, ecco, quest'idea che un intervento di breve durata non sia sufficiente o efficace per questo tipo di problematiche è un'idea. Di Dio ci fidiamo, tutti gli altri devono portarci dei dati, come sosteneva il manager e ingegnere Edward Deming. E se sui dati, come detto, ci siamo, tutto il resto sono opinioni. Peraltro infondate. Per i problemi più gravi bisogna andare nell'inconscio? Un'opinione. Occorre risalire alle cause? Un'opinione. Il cambiamento passa per un lavoro che tenga in considerazione costrutti teorici chiamati schemi, copioni, metacognizione e transfert? Un'opinione. Persino le teorie sullo squilibrio dei neurotrasmettitori come causa principale della depressione sono un'opinione tutta da verificare, o meglio, ancora non sufficientemente verificata, come dice la stessa British Psychological Society in un documento che vi linko nei commenti, nella descrizione di YouTube. Il punto è che ci troviamo ancora, e probabilmente ci troveremo per un lungo tempo, in un campo in cui delle certezze come quelle che si hanno, spesso non sempre, all'interno della medicina, non ci sono ancora. Ed è questo uno dei motivi per cui utilizzare il modello medico come riferimento per il fare e il capire la psicoterapia genera tante imprecisioni. La verità è che io non lo so qual è la verità. La verità è che non c'è una verità, e dunque un buon modo di testare le teorie, le idee, le opinioni è quello di avere un approccio pragmatico. Se ti viene da dire che le terapie brevi non sono adatte ai casi gravi, inizia a chiederti
perché lo stai dicendo? Lo dicevo anch'io, ho studiato 7 anni analisi junghiana perché volevo diventare uno psicoanalista junghiano, e in più vengo da un'università, la Sapienza, che, almeno quando l'ho frequentata io, aveva una forte impostazione psicodinamica. Mi sembrava impossibile che un problema, specialmente uno grave, potesse essere trattato in poche settimane o mesi. Peraltro, a volte è proprio così. Quello, infatti, che semmai ti permette di fare un mindset a terapia breve è il fatto di darti la possibilità di pensare che non è sempre così e magari neanche la maggior parte delle volte. Quindi, alla fine, le terapie breve sono adatte ai casi più gravi? Sta a te scoprirlo una volta per tutte.